Dovete fare un attimo. Uno. Cominciamo da un attacco, comincia a fare solo l'attacco. Questo è l'attacco. Sì, abbassa qui Andrea. Bene. La forza è fatta in questa maniera. Adesso, scusami un attimo Andrea, faccio. Seguo parlando. C'è un carissimo amico che per carità penso che abbia alti gradi, che dice bisogna sradicare, perché sradicare è il principio del judo. Anche i colpevoli sono chi gliel'ha lasciato dire, eh? Quando lui arriva, io prendo e giuro che adesso non lo muovo, non lo muovo, non è possibile, quello sta facendo forza in giù. A meno che sia pagato, perché ne ho visti tanti, il mio Luque è pagato per fare l'esame. Io sono contrario a che sta per esami. Basta pagare gli UK che volano appena gli si tocca. Se voi lo pigliate prima che lui abbia appoggiato, qua, lui va su da solo. Se lo pigliate dopo, qui non va su da nessuna parte. Attenzione, ma è stato insegnato in questa maniera? Bene, vi hanno imbrogliato. Era uno che non poteva insegnare, non aveva idea di cos'è il kata. Questo è il contrattacco prima. Ti piace Andrea? Fare il contrattacco prima su Oshigari. Com'è prima, durante e dopo? È pianissimo Oshigari. Presa. Tutto quello che avviene fin qua è prima. Durante è l'attacco. Se tu eviti, dopo e dopo. Prima, durante e dopo. Tre contrattacchi. Contrattacco prima su Oshigari. Contrattacco durante su Oshigari. Contrattacco dopo su Oshigari. Contrattacco prima su Uchimata. Contrattacco durante su Uchimata. Contrattacco dopo su Uchimata. Grazie. Ah no. Il principio. Contrattacco prima. Contrattacco durante. Contrattacco dopo. Nel contrattacco dopo c'è una difesa. Negli altri non c'è difesa. Vecchia polemica, eh? Qualcuno ha insegnato che prima bisogna difendersi con Gocio Vajavara, dopo, se possibile, si contrattacca. No. Solo contrattacco dopo per mettere la difesa. Lo spirito del judo non è questo. Se lui attacca, io attacco. Adesso io posso andare avanti e perdere tempo. A che punto sono, Luciano? Sei fuori di 5 minuti, beh. Ecco, spiegandovi tutto il kata, ma questo noi di solito lo facciamo in uno stage di una settimana. Non tutto qua. Vi parlo solo di Tsuri Komigoshi e di Senno Sen. Bene. Allora, per Tsuri Komigoshi, chi mi fa? Per caro, mi fai tu? C'è una cosa che mi ha parlato da Fulvio, che era l'Arai Goshi, come ti dicevi? Il portamento di Arai di Uke. Quello che qui viene dietro lo va avanti. Provi a fare. L'avevi chiamato con un nome particolare. Allora, supponiamo che Giancarlo voglia fare questo attacco e prova a farlo ancora. Bene. E l'Andrea non gli faccia quel passo. Blocchi! Strappando. Bene, si è rigidito. Da lì avviene Tsuriko Migoshi. È il principio che io chiamo Damashi. Fatto le catastrofe. Thank you.
non è una finta, ma una specie di finta. Come possiamo farlo? Osot Shimata. Attenzione, Osot non finisce Osot Ogari, Shimata finisce Uchimata. Pianissimo. Osot Shiguruma. Allora, questo è il principio Yoshi che poi viene ripreso in Yokoguruma, ma Yokoguruma è Damashi, è, scusate, Renraku, qui è Damashi. Due possibilità per le cosiddette combinazioni, principio Yoshi, esposte nel Nagarokata. Adesso parliamo un attimo di Senno-sen. Allora, c'è un tiro che mi è capitato, io ho avuto tre fortune nella vita. Io ho cominciato a far judo senza una cintura nera davanti a me e l'Associazione Proletaria per l'Educazione Fisica conosceva tre tecniche: Ogoshi, Tomenage e Tsurikomiyashi. Il tempo di Tsurikomiyashi è questo: lui da dietro, mettiti, ecco, sull'intervallo, lui da dietro viene avanti. Il tempo di Tsurikomiyashi è questo. Beh, non è il tempo di Tsurikomiyashi, io prendo posizione così, poi un giro tutto, 90 gradi. Questo è Tsurikomiyashi, che ha due forme, una quando viene avanti, una quando viene dietro. Uno dice vai a Rai Tsurikomiyashi, dopo Tsurikomiyashi è sparito lasciando due figli, Sasai e Arai. Ora, Tsurikomiyashi ha un potere magico, perché Senno-sen voi potete farlo, magari con un trucco cominciate a farlo, con due possibilità: o usate Tsurikomiyashi o usate il vostro speciale, non con un tiro qualsiasi, il vostro speciale se l'avete, siete andati a tirare la tecnica, quello è lo speciale. Oppure Tsurikomiyashi, che è un passepartout. Cosa avviene? Per esempio, lentissimi, lui fa oppure Shibarai, Ushikon. Qua. Bene. Qua. Bene. Io intuisco che mi sta per attaccare. E un attimo prima, quando lui ha mosso un terzo, un primo terzo, io sono partito prima. Perché lui, qua, io adesso, qua, e al primo terzo, più qua, qui, 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 qui. Ah! La caratteristica di Senno-sen è che il tiro, privo di forza, è molto spettacolare, perché c'è la mia intenzione e la sua. Come è fatto nel Nagarokata? Che lui spinge e incontra resistenza, spinge più forte, non incontra resistenza, attacca, ha deciso di attaccare. Cosa? Proprio non me ne frega niente, ha deciso di attaccare, a me basta il cambiamento nella testa, o sottogare a sinistra, ma la presa sarebbe scorretta, Sasai mi va bene. Lui spinge, incontra resistenza, non incontra resistenza, spinge ad attaccare. E cosa faccio io? L'ottava tecnica, in centro a kata. Bene. Al primo terzo del suo movimento, quando lui lo inizia, io sono già in posizione, ho anticipato, così, qua, qua. Ha! Questo è il culmine della tecnica. Saltiamo ai telegrammi. Salta un attimo. Primo Fuji? Ah, così. Saltiamo tanto, ma sono in ritardo.